meglio così. Noi cerchiamo di fare le valutazioni il più oggettive possibili nel calcio, poi di oggettivo ci sono i numeri. E i numeri anche dell'ultima giornata, ad esempio, li abbiamo visti tutte le partite, hanno detto che il Siena ha avuto il miglior possesso palla, di gran lunga superiore al Brescia, mi pare. Che ha tirato in porta 29 volte, la seconda squadra che ha tirato 29 volte, la seconda squadra, non mi ricordo quale, 16, quindi quasi il doppio. Abbiamo una quantità di passaggi utili, 100 passaggi utili superiore alla seconda, quindi cioè, tutti, purtroppo però il calcio non va per le statistiche, dopo alla fine piace 3-1, alla fine. Però chiaramente noi dobbiamo guardare anche quello, perché vuol dire che l'impressione che abbiamo avuto alla fine visiva, comunque sopportata dai numeri, che la squadra ha fatto una buonissima partita. Uno dice sì, si vede, sì, però dopo se ti danno anche i numeri, il conforto, no? E quindi è ovvio che dopo alla fine gli altri tirano 3 volte in porta, fanno 3 gol e vincono la partita, questo è fuori dubbio. Però noi dobbiamo vedere anche quello per dare continuamente autostima, sostegno e forza alla squadra. Noi, a parte che loro hanno una squadra veramente di grandissima qualità, a soltanto guardare il reparto offensivo c'è da fare veramente tanta scelta. Una squadra che chiaramente era partita con l'ambizione di tornare in Serie A e adesso si trova un po' attardata, però ha veramente una qualità straordinaria. Hanno avuto parecchi problemi, di infortuni, di poi il cambio di allenatore, insomma un po' di cose, però giocatori di grandissima qualità, quindi dovremmo fare una partita veramente di grandissimo spessore. Sì, qualche affaticamento, però niente di particolare. Sono rientrati tranquillamente in gruppo Spinazzola Belmonte, Valiani, ma Valiani ha fatto solo la ripresa lunedì, poi già il martedì l'ha già fatto con noi. Quindi. Spinazzola e Belmonte hanno ripreso praticamente mercoledì nella partita, però l'hanno fatta, stanno meglio. Fedale anche lui ha ripreso meglio. Ha fatto il primo tempo, sì. Chiaramente lui ha un po' di sofferenza al pube, quello se lo porterà come un paio d'altri, se lo porteranno fino alla fine. È abbastanza inevitabile, no? Quando uno gioca spesso ci può cascare in queste cose. Però direi che gli unici che non saranno, che sono fuori, sono D'Agostino, Morero, che ha un riacutizzarsi, è un problema che ha tirato avanti per un po', niente di grave sotto al piede, che però stava già meglio, e Pamic, che anche aveva accusato sabato mattina un problema al polpaccio. Questi sono i tre che non, insomma, non ci sono, gli altri sono tutti convocati. Io non credo mai a questa cosa, perché quando un giocatore va in campo molte volte non riesce neanche non sente niente, quindi faranno la loro partita indipendentemente da tutto, come giusto che sia, e quindi faranno la partita per cercare di vincerla, e come faremo noi. Poi quello che succede là fuori non credo che possa condizionare dei giocatori. Sì, beh infatti è come dicevo prima, perché la qualità della squadra ce l'ha per poter fare magari un balzo in avanti importante, però noi dobbiamo essere preparati anche a questo, c'è poco da fare. Insomma, altre volte abbiamo affrontato squadre in difficoltà dove magari c'era il rischio di dover cambiare l'allenatore, altre cose, e dobbiamo avere le motivazioni tali da poter sopperire anche a questo. È ovvio che dobbiamo essere bravi, perché ripeto, loro hanno qualità di giocatori importanti, assolutamente, forse la squadra a livello di organico, di qualità e di quantità, in assoluto la migliore insieme al Palermo. La Juve stabile non mi pare che stia regalando niente, assolutamente, sta facendo delle partite comunque al massimo, come giusto che sia, ma chiaro che poi magari, penso io, uno possa far giocare i giocatori, magari possono interessare più giovani, possono interessare l'anno dopo, ma quello è giusto, perché è nell'interesse del club, e mi sembra anche doveroso per loro programmare già la stagione prossima. Però non credo che ci siano
problematiche di dover condizionare due squadre già retrocesse un campionato. Ma è chiaro che non c'è l'entusiasmo che c'era prima, ma è normale, voglio dire, quando le cose non vanno come speri c'è meno entusiasmo, ma la squadra si è sempre allenata bene, comunque con grande impegno. È ovvio che in questi momenti la vittoria che avremmo meritato sul campo sarebbe stata forse in questo periodo anche l'unica gratificazione e l'unico aspetto positivo per la squadra e per tutti, perché ovviamente con tutte le problematiche che ci sono e che sapete, quello sarebbe stato veramente l'unica cosa piacevole. Però bisogna anche essere, è facile quando le cose vanno bene fare e avere entusiasmo e tutto, bisogna averlo anche quando le cose magari vanno meno bene, tenendo conto del percorso che abbiamo fatto, che cioè, uno deve anche guardarsi indietro, non può solo guardare alla penultima partita, e guardare tutto quello che ha fatto in un anno, quello è fondamentale, e quindi vuol dire che ha delle qualità. Sì, dietro c'è scelta, in mezzo anche, perché poi Schiavone ha fatto anche tra l'altro martedì 90 minuti, quindi ha ripreso anche lui la possibilità, cioè ha ripreso il ritmo partita. Adesso infatti vediamo oggi l'allenamento, vediamo come stiamo, vediamo anche, però l'importante è la partita di domani, poi dopo quella di martedì ovviamente sarà, cominceremo a pensare da domani dopo Pescara. L'importante è averli tutti a disposizione proprio per questo motivo, perché almeno eventualmente di fine stagione un po' di stanchezza mentale e fisica, c'è la possibilità magari che qualcuno si possa alternare, ecco, questo fuori di dubbio.